Dinamo je najavio pobjedom 5-0 protiv Istre, šta želio ponovno biti prvak. Zad mene pitanje sljedeće, kad ćete dobiti pojačanja, jer očitno da vam treba centar, da treba dva prava krivna napadača, bez njih Gennaro teško je da možete nešto posebno napraviti. Dinamo ieri ha vinto 5-0 contro Istria nella sua prima partita. Noi abbiamo bisogno dei nuovi giocatori, specialmente degli attaccanti e degli attaccanti esterni. Cosa faremo su queste cose? Abbiamo bisogno, stiamo cercando di prendere un attaccante, stiamo cercando, però tanto per prendere è giusto non prendere. Dobbiamo prendere un giocatore funzionale, dobbiamo trovare un giocatore che può. Sono i parametri che il club se lo può permettere, che ha qualità fisiche e tecniche per poter entrare in questa squadra. Stiamo cercando attaccanti esterni, siamo a posto, vediamo cosa deciderà Ivan Perisic, ma con gli attaccanti esterni ce l'abbiamo, attaccanti esterni. Se dobbiamo fare qualcosa, in questo momento stiamo cercando un attaccante, la verità, una punta fisica che attacca lo spazio, che ci dà una mano per riuscire a fare cose diverse e dopo vediamo cosa offrirà il mercato, però sempre, ripeto, io vorrei tante cose, ma dopo bisogna rispettare anche parametri finanziari, se ci sono i soldi, bisogna che i giocatori vengano qua, che hanno voglia di venire, io non convinco nessuno per venire qua, e quando parlo con i giocatori, quando vogliono venire qua, con tutti quelli che sono venuti, quei pochi che sono venuti perché l'hanno voluto fortemente. Ma chi comincio a sentire c'è solo un campo, c'è solo quello, è meglio restare a casa. Istina, tražimo napadača, tražimo funkcionalnog napadača, tražimo fizički jak napadača i tehnički koji će napadati prostor i koji će nam dati nekakva nova rješenja u napadu. Pa vanjska kriva, Perišić sada kad se još priključi svoje punini, mislim da smo tu čak i dobro pokriveni, ali napadač da, tražimo ga, ali opet ne želim napadača koji će samo doći čisto da dođe. Ja tražim napadača koji će se uklopiti u ekipu. Nisam jedan od onih koji želi nagovarati igrača da dođu, koji želi uvjeravati da dođu i čim igrač krene sa nekakvim isprikama i alibijima, a imate jedan teren, a imate ovakvu infrastrukturu, a imate ovo, a nemate ovo, meni automatski on opada iz mog kadra. Bitna je volja, svjesni smo financijskog stanja u kakvom je klub, ali da, napadača trebamo i tražimo. Penso che l'esempio più grande è Racheta, no? Racheta, grande carriera, grande nome, conto bancario, top, grande campione. Io gli ho detto a lui, sei sicuro di venire qua? Non abbiamo questo e quello. Quando un giocatore come Racheta che ti dà disponibilità e quotidianamente tu lo tocchi con mano quello che ha detto 15 giorni fa, 20 giorni fa, quando ho parlato con lui. Questa è la fortuna di un allenatore, la fortuna di un club che sa, è connettato, che sa che non siamo in Barcellona, che non siamo a Siviglia, che ci sono determinate cose, però è arrivato già connettato. Evo, najbolji primjer vam je Racheta, vrhunski igrač, vrhunska karijera, vrhunsko financijsko stanje na računu. Prije 20 dana sam već pričao s njim i pitao ga se li ti siguran da želi doći ovdje. A on je bio odmah na prvu što smo se dogovorili, tako je i bilo. Njega te stvari jednostavno nisu zanimale. Zna da to nije Barcelona, da mi nismo Sevilla, da mi nemamo takvu infrastrukturu, ali on je to odlučio, on je došao i to je ono što nas trenere radne. Gennaro, spomenuli ste, ja sam te pitao oko Perišića. Već godina u vremenima igra 20 minuta, koliko vam treba Hajduku, tako ili ga treba staviti po meni od prve minute ili ne znam koliko ga čeka da bude top point svjetski igrač, svjetska klasa, o tome ne treba oče doći vremen. Ima Perišić, un giocatore sul top livello, ma negli ultimi anni, negli ultimi mesi, gioca soltanto 20 minuti. Hajduka ha bisogno di un giocatore come Perišić per metterlo in gioco dal primo minuto o soltanto per 20 minuti? No, Perišić ha qualità importanti. Io devo fare i complimenti a Perišić. Devo fare i complimenti perché gli ultimi
due settimane sta connettato, sta dentro al progetto, grande professionista. Non posso dire nulla nel suo comportamento, però lui può giocare da primo minuto. È normale che quando ha 34-35 anni subisce un infortunio di crociato. Io ci sono passato a 29 anni, non sono 35, vi posso assicurare che uscire da un infortunio del crociato non è facile. Sembra che stai bene, però dopo sei sempre là ad arrancare. Però io devo fare i complimenti a livello pubblico a lui, perché quello che ho detto di racchetta, aver fatto un tipo di carriera ad altissimi livelli non è facile. A me mi è successo. Dopo 12 anni di Milan io sono andato a Sion e c'erano le stesse problematiche che c'erano qua, e il Sion non era uguale a Milan. Poi io dentro di me mi sono detto: o smetto, o sto zitto e pedalo e lavoro e non rompo i coglioni a nessuno. E io devo fare i complimenti a lui su questo, sulla professionalità. Però per rispondere alla domanda di Tony, può fare. Penso che è arrivato il momento che può cominciare dal primo minuto, perché secondo me può essere un valore aggiunto per noi. Iskoristit ću ovu priliku da javno kažem sve moguće pohvale na Ivana Perišića, vrhunski profesionalac, primjer jednog ponašanja, 34-35 godina, on ima tako jako tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta. Kad je Gennaro, kad je trener imao 29 godina i sam je imao ozljedu koljena i istu sličnu, i zna koliko je teško bilo se vratiti u pogon. Ivan imao veliku karijeru, igrao u velikim klubovima, sada je tu s nama. Trener je 12 godina igrao za Milan i nakon te ozljede otišao u Sion. Sion je u sličnom stanju kao i Hajduk, nema infrastrukture, malo je manji klub i puno su lošiji uvjeti za trening nego su bili u Milanu. I također nije imao punu minutažu od početka tamo. I onda je rekao sam sebi, ili stajem igrati, ili ću šutiti, raditi, truditi se i pokušati se vratiti na razinu na kojoj sam bio. I to je jedini način da se ta ozljeda pređe preko nje. Govorim da Ivan može od prve minute i mi ćemo se truditi Ivana, to je velika karijera, veliki igrač, da ćemo ga pokušavati sada i uključiti od prve minute u naše sastavke. Treneru, rekli ste i sami da se može i mora bolje u tih zadnjih 20-25 metara. Ono što mene zanima je koliko ste s druge strane zadovoljni iz dvije čiste mreže u prve dvije utakmice s tim obrambenim dijelom gdje protivniku niste puno toga dali. Allenatore ha segnato che non è contento con gli ultimi 25 metri del nostro gioco, ma come è contento che non abbiamo, nessuno ci ha segnato un gol nelle ultime due partite, clean sheet. Ma questo bisogna fare i complimenti a tutta la squadra, non solo ai quattro difensori, perché questa è una squadra che vedete anche voi, che quando si perde palla, bueno, corrono tutti, ci vogliamo aiutare, è normale. A Tosville abbiamo avuto fortuna un paio di occasioni, però è una squadra, la mia squadra, i miei ragazzi, devo dire che subiamo poco gli avversari. Non siamo una squadra che diamo campo agli avversari, siamo organizzati su questo, sono molto contento, bisogna fare i complimenti. Ma è la mentalità che mi sta piacendo, il fatto di aiutarsi, di essere compatti, di non regalare uomini agli avversari perché sette corrono e tre non corrono. Mi piace questo spirito e mi piace per come lavoro durante la settimana. Sono molto contento su questo aspetto qua. Ovdje treba napraviti pohvalu cijele momčadi, ne samo obrani. Vidjeli ste priliku jutrošnjom kad su oni preuzeli inicijativu, da jednostavno svi trče u obranu, svi se pokrivaju i bilo je par situacija da su i neobrambeni igrači spašavali gol. Sviđa mi se mentalitet ove momčadi, kad poklonimo loptu, kad izgubimo loptu, svi se vraćaju, svi trče i ono što mi je drago vidjeti, nismo momčad u kojoj sedam trči, a trojica ne trče, nego svi trče i svi si međusobno pomažu. Posljednje pitanje. Na početku smo maratona od 36 nedjelja. Prvenstvo je duga utrka i isto bi je naravno bilo jako dobro otvoriti s tri boda koliko bi pobjeda protiv Slavena bila važna za sve ono što vas još čeka u nastavku.
ci aspetta un lungo marathon di 36 partite nel campionato. Come andrà per noi se vinciamo domani come un bel inizio? Non faccio il mago di professione, concentrazione a domani con tutte le insidie che ci possono essere. Noi giochiamo in casa e quando tu giochi in uno stadio così, 30.000 persone, anzi, ben a pennello questo. Non abbiamo bisogno del nostro pubblico, perché giocare qua deve essere difficile per tutti, deve essere un inferno per tutti. E chiedo aiuto, ma non solo alla torcida, a tutto lo stadio, di stare vicino alla squadra, di aiutare la squadra e dopo, quando meritiamo i fischi, quando non gli è piaciuto lo spettacolo, è giusto che ci bombardino di fischi. Però in quei 95 minuti vorrei avere lo stadio di Split infuocato, che per 95 minuti aiutano i ragazzi. Dopo, se abbiamo bisogno, vogliono fischiare perché non gli piace, fischiano me, fischiano i giocatori, ma alla fine vuole vedere questo, vuole vedere veramente che chi viene qua deve passare 95 minuti le pene dell'inferno, ma a livello calcistico e a livello sportivo. Igra, doma, to je naša velika prednost, 20-30 tisuća ljudi očekujemo na svakoj utakmici i ovom prilikom tražim pomoć ne samo od torcide, nego od svakog čovjeka, od svakog navijača koji dođe na stadion, da 95 minuta dok smo tu na stadionu, da se protivnik osjeća kao da je u paklu, da sve gori, da je sve zapaljeno i da se međusobno ne čujemo kada komuniciramo. Ako zaslužujemo zvižduke, ako odigramo lošu utakmicu, zviždite nakon utakmice, ali za vrijeme utakmice želim da doslovno cijeli stadion gori. I to je ono što želim poručiti. To je sve za danas, hvala lijepa. Thank you.